Io sono Carlo, sono l'attuale presidente della cooperativa Agricoltura Nuova, che si trova all'interno della riserva naturale Decima Malafede, a qualche minuto dal centro di Roma. Noi siamo venuti qui il 2 luglio 77 con la finalità fondamentalmente di impedire che questo comprensorio, che era di proprietà del Comune di Roma, fosse edificato. Quello che abbiamo costruito in questi anni a noi ci rende molto, molto orgogliosi di quello che abbiamo fatto, di aver realizzato un'azienda aperta che può essere visitata, guardata dai consumatori, dai visitatori, anche senza necessità per forza di cose di venire a far spesa o a mangiare. Quindi quello che immaginavamo in qualche modo come ideale di agricoltura nuova, io penso che l'abbiamo messo in piedi. Il nostro caseificio è un caseificio biologico a chilometro zero, quindi noi siamo sia allevatori che trasformatori. La sala mungitura è adiacente al caseificio, quindi i passaggi, il movimento del latte è veramente breve. L'aspetto fondamentale che mi rende orgoglioso di lavorare all'interno del caseificio di Agricoltura Nuova è il fatto che il nostro è un caseificio sociale, quindi nel nostro organico ci sono dei ragazzi con delle disabilità e altri ragazzi che hanno affrontato storie spaventose, quindi storie di vita difficilissima, quindi ciò mi dà la forza di alzarmi ogni mattina e venire al lavoro con orgoglio quasi, quindi essere contento, felice di lavorare in un posto che permette l'inclusione di questi ragazzi all'interno della società. Quando 5 anni fa sono arrivato qua nella cooperativa Agricoltura Nuova, ho trovato non solo delle persone e un posto, in particolare un vecchio caseificio che poi abbiamo rimesso a posto per poterci lavorare, ma ho trovato una straordinaria occasione, un'opportunità di fare qualcosa che veramente non c'era, cioè produrre birra con ingredienti coltivati fisicamente qui, in una riserva naturale. Abbiamo nello stesso posto, vediamo dove nasce l'orzo, dove nasce il luppolo, altri cereali come l'avena o come il grano, e abbiamo una trasformazione, quindi è il chilometro zero per davvero. Guardare al mondo del biologico è stato fondamentale perché ha consentito proprio di cambiare la filosofia dell'azienda. Un obiettivo che dobbiamo perseguire nei prossimi anni è quello della realizzazione di una grande comunità che metta insieme i lavoratori della terra, i lavoratori della cooperativa, ma con il grande mondo che diciamo viene da noi per acquistare il cibo, per consumare il cibo. Un cibo che faccia bene all'ambiente, un cibo che faccia bene ai consumatori, un cibo che faccia bene anche nella produzione a coloro che tutti i giorni lavorano per produrlo.